head to heads. Well, yes, it's pretty emphatic, isn't it? New Zealand averaging nigh on 68 points in each game there. New Zealand on Italian soil have only once failed to top 40 points here. So the expectations are that they will be able to replicate something of that form. But of course, Italy under new management, Kieran Crowley gets his first team out today. Ci siamo fatti una promessa a luglio, rispetto e credibilità. Ce lo guadagniamo nel campo, facendo tutto il possibile per guadagnarcelo, tutto il possibile, rispetto e credibilità. Andiamo in campo e io dovevo far vedere soltanto queste due cose, ok? La prima, Riccio, andiamo a spaccarli fisicamente, affrontiamoli prima la laca, guardandoli negli occhi, e poi il primo impatto, tutti insieme come una famiglia nel primo impatto. Ci sono 15 giocatori che fanno il primo impatto. Andiamoli a prendere, cacciamoli uno ad uno, cacciamoli, andiamo ragazzi. Michele Lamardo, what a big day it is for the new Italian captain, the Lazio lad, born and bred in Rome, and now given the opportunity to lead his national team. Non te lo so ancora dire, perché ovviamente non ho ancora cantato l'inno davanti a tante persone, quindi mi è capitato ovviamente in Under 20, quindi in alcuni stadi abbastanza pieni. Mi ricordo Bari, insomma c'erano comunque 6.000 persone, se non sbaglio, tutte racchiuse in un'unica tribuna, e noi cantavamo verso quella tribuna, quindi mi ricordo che è stato incredibile, però ovviamente sarà una sensazione completamente diversa. Ovviamente farlo davanti all'Olimpico, davanti a 50-60.000 persone, sarà un'emozione completamente diversa che ancora devo e voglio assolutamente provare. The challenge has been set. Big days all round for so many of these players. It's been 623 days since the Italian public were able to vent their support from the stands instead of their sofas. A good time to be back as their team face the most daunting challenge in world rugby, probably a visit of the All Blacks.